Per la giornata europea delle fondazioni di origine bancaria, la Fondazione Tercas organizza due eventi in città: la realizzazione di un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi e l'apertura di Palazzo Melatino al pubblico con performance teatrali in stile medioevale. Noi abbiamo scelto di realizzare il murales sul muro esterno della Noè Lucidi, che è stato toccato dalle tracce del terremoto, e infatti l'artista si è ispirato al tema del kintsugi, quindi queste tracce, queste spaccature, queste rotture verranno decorate dai nostri artisti, proprio a dire che anche quello che si è rotto si è ricostruito con amore, con i metodi più giusti e più adeguati, può diventare prezioso, anche forse più prezioso di quanto fosse prima. La scelta di realizzare un murales sulla facciata della scuola elementare Noè Lucidi, visibilmente toccata dal terremoto, utilizzando il kintsugi, l'antica arte giapponese di esaltare le ferite, è un messaggio di ottimismo. Scegliere una scuola ferita dal terremoto è un grande messaggio. È un messaggio dal quale emerge con chiarezza che le ferite che purtroppo al nostro territorio sono state impresse da tante situazioni anche calamitose, insomma, tanti eventi che si sono succeduti, il sisma, da ultimo l'emergenza pandemica che stiamo ancora vivendo, ecco, le ferite possono essere superate solo esclusivamente attraverso la bellezza, attraverso opere e interventi che ci consentono veramente di reagire e rilanciare sulla nostra vocazione, che deve essere la vocazione alla bellezza, e passare soprattutto attraverso un messaggio che passa per le scuole. E poi si apre il palazzo. E poi si apre il palazzo, perché il 2 ottobre, per Invito a Palazzo, un'iniziativa che tutti gli anni porta le fondazioni di origine bancaria e le banche ad aprire le loro porte per permettere a tutti di godere delle opere d'arte che ospitano, quest'anno a Palazzo Melatino avrà un tocco speciale. Il nostro Silvio Araclio infatti ha curato la regia per delle installazioni, quindi figure storiche che richiamano appunto la storia del palazzo, quindi medievali e legate alle domus, si aggireranno nelle stanze del palazzo recitando alcune frasi. Speriamo in questo modo di coinvolgere anche i ragazzi, le scuole, proprio per rendere più viva e più vicina a loro, alla loro sensibilità, la storia di questo palazzo, che è la prima erogazione che Fondazione Tercas dà al suo territorio.